TikTok che succedono solo a scuola! Ah, cavolo, Timmy, smettila! Per fortuna mi sono portato le patatine a consolarmi. No, ehi, ridammele! Vabbè, dai, vediamo che altro succede in questa scuola di pazzi. Oh, iniziamo! Quanta pericolosa è sta scuola! Io non voglio... Ma non è la scuola pericolosa, è sto tizio pericoloso che sta ammazzando una povera bambina. Io non so se posso monetizzare questo video su YouTube. Ma questo è abuso! Aiuto! Vabbè, sta dimostrando quanto pericolosa è la scuola. Ma è ovvio che è pericolosa se lanci un bambino a 400 all'ora addosso a un cavolo di palo! Povero bimbo. Ti fai male? Eh sì, vabbè, addirittura. Esagerato. Questa non era una scuola. Questo era tipo un centro per Navy SEALs di 40 anni per diventare membro della SWAT. Ov, quel compagno di classe che assolutamente non è malato durante l'esame. Sto meglio. Oh, ho infettato tutta la classe con chissà quale malattia del terzo mondo. Ma sto meglio. Non so, ragazzi, abbiamo tolto le mascherine. Mi sa che a causa di sto qua dovremmo rimettercele tutti. Dannato Tim! Non serve più lo zaino a scuola. C'è la giacca zainone. Ma che comodità, ragazzi. Puoi nasconderci di tutto. Vuoi un po' di math? Math, matematica, math. Quando uno ti spaccia roba, sembra uno che spaccia. Lui ti spaccia la math. Battute strane dai Gabby. Come modificare la pagella? Se ti è andata male. Un A. Un C. Beh, è sempre un atti, Facciamo un'altra qui. Dai, un'altra. Mamma mia, come le tarocca. Il gattino finale, stupendo. Peccato che noi a scuola non credo voi avete le A. Credo ci sia il 10, il 9. Noi non possiamo farlo. Almeno non così facilmente. Le frustate di casa non ci saranno quest'oggi, cara madre. Le fotocopie che ti dà l'insegnante di geografia. Maronna, i flashback del Vietnam. Gli occhi che mi sanguinano. È proprio così, non si capisce niente. Cioè, quando a scuola proprio ti danno quelle stampe, tipo, o quella stampante che non sai che ha avuto un singhiozzo, probabilmente stava morendo quella stampante, e ti arriva praticamente così, non capisci niente. Poi devi anche fare i compiti per casa. E io vado! Io che penso che le mie insegnanti al ballo di fine anno siano tutte noiose. La mia insegnante di matematica, quella cattiva! Guarda le mosse! Come si sfoga! Ha dato i numeri, ragazzi. Ha dato i numeri. Io veramente esploderei. Cioè, con tutta la matematica, veramente, dopo un po' esplodi. E se esplodi, o in una danza, o in qualcos'altro, ma bisogna esplodere. Stul piramide in der Schule. Davanti tedesca, la piramide di... L'urletto. Cosa fai, Timmy? Stai rompendo la classe, lo dico alla maestra! Quando il tuo insegnante è un po' irrequieto, cosa hai fatto, Gina? Gina, hai fatto i compiti? Sì, li ho fatti. Ah, sì, adesso un attimo che li guardo. Hai visto una cosa così? Ok, io non voglio sapere. Però è vero, ci sono degli insegnanti che ci provano un po' troppo, tipo con le alunne che fanno robe strane. Questa roba non va tanto bene. Quello che un normale teenager ruberebbe di notte. Quello che rubiamo noi! Una porta! Hanno rubato una cacchio di porta! Ma cosa? Una normale nottata tra amici. Andiamo a rubare una porta. Ancora, mi è diventato un meme sto cono. Quello che i normali studenti universitari rubano di notte. Ma perché dovresti rubare un cono? E questa si ruba un pollo. Perché? Perché? Quando i tuoi compagni di classe fanno vedere la loro presentazione PowerPoint e poi tu ti rendi conto quanto la tua faccia cacare. risate di sconforto. No! Avrei dovuto pensarci prima. Ma tu lo sapevi? Avevi la vocina a casa che diceva fa cagare. Tu sei andato lo stesso e ti becchi la spenta perché la melma torna sempre a galla. Io che mi sistemo i capelli così il mio insegnante non sa che sto tenendo le AirPods. No, signora, lei mi fa diventare villano, mi fa. Come Mike Buongiorno quando ha notato che sta citando l'esame. Lei cita così. Solo perché sei donna e hai i capelli lunghi, dai. L'esame non consisteva nel passarlo normalmente, ma come quello di Naruto, chi è il più abile. E questa ha avuto una bella idea. Io invece sono rimasto alla solita tecnica delle mani. Pov, quando sentiamo le guardie di sicurezza della scuola, come si nascondono? Va bene. Ok, gli zaini a scuola stanno diventando sempre più strani però, ragazzi. Questo si porta il cacchio di computer con appendiabiti.
Perché? Quello con la giacca che spaccia. Lei che porta le robe con l'appendiabiti. L'America è strana. Io che faccio colazione il primo giorno in scuola. I feels. Devi tornare dopo le vacanze. Primo giorno in scuola, magari cambi classe e andare alle superiori. Sembra più una risata, però, più che un pianto. Sta per cominciare la scuola e appena iniziato i compiti delle vacanze. Non mi ricordo un cazzo. Non voglio iniziare adesso i compiti delle vacanze. Voglio finire la mia estate. Amo, ma tu hai visto tutti i compiti delle vacanze che ci hanno dato i prof? Amo, ma le vacanze sono fatte per riposare. Io come faccio a riposare con tutti questi compiti? Crisi isterica. Posso fare studiare, devo solo aprire il libro e concentrarmi. Sì, sarà facile. Concentrati! Per quello bisogna dividerseli durante l'estate, dai, un po' alla volta, adesso... però non ce la fai. Devo studiare. Ma sì, dai, i compiti delle vacanze non li faccio, tanto i prof non li controllano mai. Però alla fine io li facevo a metà e l'altra metà non li facevo. Quindi loro di solito controllavano la prima metà, l'ultima metà non la controllavano. Easy win. Quando le prof si chiamano in estate. Prof di inglese, prof di italiano. Pronto? Nicoletta! Grazie! Quei nomi, poi. Chiamata. Tesoro, mi trovavo qui nel mio hotel in vacanza e ho deciso di chiamarti per vedere come stavi. Come va? Tesoro, vado avanti. Ah, e sai una cosa? Mi viene sempre il terrore ogni volta che ripenso al fatto che a settembre dovremo rivedere quelle capre dai nostri alunni. Oh, non farmici pensare, guarda. Ma tanto quest'anno li boccio tutti. No! Che streghe! Ma sei sempre la solita. Le solite streghe. Sì, dai. Appena torniamo dalle vacanze, vediamoci per un caffè. Sì, tesoro. Vedo un attimo. Sono in combutta. Come sono organizzata con mio marito e ti faccio sapere. Va bene, tesoro. Dunque, la risata, ciao, sì. Ciao. Smettila. Ciao. Le fanno in serie, cacchio. Quando le prof si riuniscono a fare le pagelle a fine anno scolastico. Ciao, buongiorno professoressa. Buongiorno. Ciao cara. Allora, è appena finita la scuola e dobbiamo iniziare a fare le pagelle per quelle capre dei nostri alunni. Oh, ragazzi, ma sbaglio? Quest'anno i nostri alunni sono diventati ancora più stupidi. Ma sì, bocciamoli tutti. Ancora? Ragazze, attenzione. Io sì? Scappo da questa scuola. Io scappo. Basta. No, non sanno quanto abbiamo sofferto, quanti libri abbiamo portato sulla schiena. Va bene, mamma mia, che crudeltà questa scuola. E voi come lo state passando l'inizio di questo anno scolastico? La scuola è importante, Gabby ve lo ricorda. E comunque io vi ricordo che ho fatto la scuola di grafica e un po' mi ha aiutato poi anche per YouTube, il lavoro che sto facendo ora, fare le grafiche, fare le miniature, usare Photoshop, usare i programmi di editing. Quindi a volte la scuola è anche utile. Quindi io ti ringrazio comunque per la visione. Fatemi sapere se le vostre insegnanti sono come le insegnanti che abbiamo visto prima. Ci vediamo al prossimo video!